Le aree protette come traino per lo sviluppo delle coste adriatiche ne discutono a San Benedetto del Tronto amministratori, operatori, tecnici ed esperti che si occupano di parchi, riserve, aree marine protette dell'Adriatico. Il servizio di Giuseppe Buscemi. Provengono da tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico, gli oltre 100 partecipanti che hanno aderito all'iniziativa Adria Pan in Europe, momento di incontro per amministratori, operatori, tecnici ed esperti che hanno a che fare con parchi, riserve e aree marine protette. In programma oggi e domani a San Benedetto del Tronto. Qui parleremo di temi dell'ambiente cercando di coniugarle con la possibilità di sviluppare programmi comunitari, di utilizzare programmi comunitari di finanziamento per migliorare queste aree e per poterle mettere sempre più in rete. Siamo un network, vogliamo lavorare fin da oggi affinché questo network funzioni, ci avvaliamo appunto di questo fondo comunitario ma anche di un piccolo contributo della macroregione Adriatica Ionica. Oggi è presente l'ambasciatore dell'iniziativa Adriatico Ionica perché con loro vorremmo lavorare, perché siamo forse una delle principali reti in questa area e anche loro fanno un investimento su questo tema. L'evento, coordinato dal comune di San Benedetto del Tronto e dalla riserva naturale della Sentina, costituisce un importante momento sia per rafforzare la rete delle aree protette dell'Adriatico, sia per collaborare e intraprendere azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico delle aree protette delle due sponde del mare Adriatico che partecipano all'iniziativa Adriatico-Ionica. La macroregione è una costruzione all'interno dell'Unione Europea che includerà quindi i quattro paesi a titolo pieno della dell'Unione Europea e gli altri quattro paesi che ancora non lo sono e che verrà approvata, sperabilmente, ma abbiamo buone ragioni per dirlo, il prossimo anno, quando la presidenza dell'Unione Europea sarà di due paesi della IAI, cioè della Grecia e dell'Italia. È un percorso quindi che si sta facendo oggi con la Commissione Europea, l'iniziativa Adriatico-Ionica è appunto questo circolo a livello governativo, ma che lavora poi su un terreno fertilissimo creato negli anni ancora precedenti e a livello delle città e a livello delle regioni, delle camere di commercio e delle università.